Buongiorno, sono Nicola De Ponti e vi presento il mio primo progetto per Driad, che è una libreria componibile che ho voluto chiamare Edipo e che ha un valore per me molto simbolico perché è fatta per l'azienda con cui mia madre, Antonia Stori, ha lavorato per una vita proprio sul tema delle librerie e il contenimento componibile. E quindi nasce come elemento quadrato prefabbricato che si articola poi attraverso accostamenti variabili, dando luogo a una possibilità di combinazioni praticamente infinite. Studiato sulla possibilità di girare su ogni lato il modulo quadrato e gli inserti colorati che sono all'interno del modulo. È realizzato in MDF laccato a basso spessore. Io mi aspetto e spero di vedere tante novità, perché credo che le ultime edizioni dei saloni abbiano avuto una produzione più sotto, un po' sottotono, ovviamente, visto il periodo rispetto alle edizioni precedenti. Senti, Milano si sta preparando all'Expo 2015. Come vedi questo appuntamento? Come pensi che Milano ce la potrà fare? Ma io credo che sia un appuntamento importantissimo perché dà la possibilità ad una città che in questi ultimi 40 anni poco si è modificata per adeguarsi alle infrastrutture, ai ritmi del tempo moderno. Sono un po' scettico su quello che sarà il risultato finale. La vedo come una grande opportunità comunque.